Tornano le Iene Show in prima serata su Italia 1. Al timone della nuova edizione Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Tra i vari servizi della puntata in onda mercoledì 17 settembre 2018 in prima serata su Italia 1, il pubblico potrà assistere ad uno scherzo. A cadere nella trappola della Iena Mice è Red Canzian, uno degli storici componenti dei Pooh. Il cantante e produttore discografico, che abbiamo alcuni mesi fa nel programma Ora o Mai più di Amadeus, sarà protagonista di uno scherzo davvero divertente. La Iena Mice con la complicità della figlia Chiara Canzian, di professione cantautrice, hanno fatto credere al cantante che sua figlia ha partecipato ad un film per soli adulti. Come avrà reagito il cantante? Chi è Red Canzian? Classe 1951. Bruno Canzian, detto Red, è nato il 30 novembre a Quinto di Treviso. Fin da bambino si appassiona alla musica, cominciano a suonare la chitarra nell'epoca del beat. Durante la seconda metà degli anni 70 partecipa a diversi concorsi di canzoni in Veneto e poco dopo entra nel gruppo dei Prototipi. Con la band suona per i locali della Riviera e pubblica anche un LP. La band intanto cambia nome in Capsicum Red e partecipano al Festival con Ocean, brano che viene scelto dalla Rai come figlia del programma Rai. E ti dirò chi sei. Proprio durante la partecipazione al Festival Bar, Red incontra i Pooh. Nel 1973, dopo l'addio di Riccardo Fogli, i Pooh sono alla ricerca di un bassista e Red si presenta al provino pur non avendo mai suonato il basso. L'artista convince da subito la band diventandone uno dei capisaldi. Con i Pooh ha cantato alcune delle più belle canzoni entrando di diritto nella storia della musica italiana. Non solo i Pooh nella sua carriera, visto che il cantante nel 2014 pubblica L'Istinto e le Stelle, il primo album di inediti post-Pooh. Nel 2018 è uno dei big in gara al Festival di Sanremo con Ognuno ha il suo racconto, classificandosi al 15° posto. Dopo il festival pubblica l'album Testimone del Tempo e parte in tour. A giugno 2018 partecipa in qualità di giurato e coach alla prima edizione di Ora o Mai più. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.